Francesco Tassone, 35 anni, amministratore delegato. Luigi Tassone, 29 anni, presidente. Io sono Marie-Violaine Thibault, 34 anni, direttrice comunicazione. Personal Factory nasce 7 anni fa per risolvere un problema stupido in produzione. Non riuscivamo ad essere flessibili con la produzione delle polveri. L'idea è stata, ma se invece di avere una polvere avessimo un liquido, tutto diventerebbe molto più semplice. Fatto questo, ci siamo ritrovati in mano una tecnologia molto importante, molto potente, che ha permesso di ridurre la dimensione di uno stabilimento di centinaia di volte. Non era più necessario produrre in grandi stabilimenti, ma si poteva produrre il più vicino possibile all'utilizzatore finale del bene. Ve la dico io, la vera storia della nascita dell'azienda è che i fratelli Tassone per anni hanno visto il loro padre andare in giro a vendere, a portare i suoi materiali, a perdere tempo sulle strade, e da lì hanno pensato che sicuramente c'era un altro modo per fare business. Da qui un nuovo modello di business. Si può associare, diciamo, a un modello di business un po' più famoso, come quelle delle macchinette del caffè. Le macchinette del caffè hanno una piattaforma tecnologica, quindi la macchinetta, e l'interesse reale di queste aziende poi è vendere la cialda. La nostra macchinetta del caffè è l'impianto di produzione, quindi l'origami, la macchina che insieme ai quadrati, l'impianto che insieme ai quadrati è in grado di produrre qualsiasi prodotto. E la nostra cialda, quindi il ricaricabile, quello che le aziende che producono caffè ovviamente hanno interesse a vendere, nel nostro caso è il kit chimico. Quindi noi ti vendiamo il kit chimico, la macchinetta del caffè, quindi l'impianto ce l'hai in loco, le materie prime, che nel caso del caffè è l'acqua, nel nostro caso sono cemento e sabbia, si trovano localmente nel giro di 20-30 km dalla distanza dell'impianto. Lo stesso modello di business, però in due settori diversi. Si fanno soldi proprio perché non vendiamo il prodotto finito. Vendiamo la tecnologia che serve ai nostri clienti per fare il prodotto finito. Vendere la tecnologia vuol dire fare grandi margini, vuol dire vendere know-how, vendere esperienza, vendere capacità di fare qualcosa di speciale, e questo fa sì che il margine sia significativo. Se ti posso dire, diciamo, una percentuale, puoi far conto che normalmente il ricarico su questi prodotti passa da un 10-20%, che è quello tradizionale che si ha sulla commercializzazione, a ricarichi anche del 300-400% quando si va sui prodotti particolari. Quindi devo dire che diventa un'attività molto redditizia. Un'idea vincente quando sei riuscito innanzitutto a trovare un problema, secondo me. Quindi la prima cosa per ricercare l'idea vincente è andare a analizzare i problemi anche della gente comune. Però l'unica discriminante per avere successo è la volontà di fare e di agire. Quindi non solo trovare l'idea, ma poi mettersi a lavorare per portarla sul mercato.